una casa di San Ferdinando, dove ospite per qualche giorno una famiglia di emigrati a Milano. Giù è. Ma vino perché tu? Che è successo? Vino perché tu? C'è sti baffi? Stiamo a leggere. C'è il libro, good? È un libro di un paesano nostro. Paesano nostro? C'è quella parente, lui, un libro si chiama Tarracut. È un cudo baling, pure il libro si è messo a scrivere. Anna, gli ha detto che sti... l'essere. Hai visto? Tutte cose. C'è un inizio e t'hanno una fine. Il fine è questo, sembrava che mi venisse, già ne fanno. C'è peccato. Beh, comunque, ti hai preparato questa latte di vino. Questo è un vino fatto da Lude Troy, è a tosto, ma che tu bevi di vino. C'è di, te lo vuoi portare là? D'accordo, non un vino tremo, ma là, non è che non tremo. Ah, buono, allora c'è quello tremo. Aspetta. Questo è un vecchio per te, però, eh. È un vino di un paese nostro, te dici di no. Rosa, ma vieni un picchio due, ma vieni a vedere, vieni. Ci ha? Perché l'ha chiamato? Rosi, beh, un frate me. Ci vuole realizzare la tenda vino. C'è di tu? Ci mi portare la malan? Giova, noi lo compriamo il vino, ne? Ma qui ha sempre più meglio di quello che ha fatto. Perciò ce lo portiamo, ecco. Ehi, bene, vi è preparata pure sta latte a tutti. Ci ha? Lo tenete già? Ecco. No, tutto costa, ne, ma Milano, ecco. Ma tu, usi meglio di me. Questo è l'olio d'oliva. Ma quel cacatamino non si sa da dove è. Specialmente quando dice l'olio di semi. E ci sono meglio? Sarete ci matracca, fa? Gnorsi. Ma vedi quale navi? Ma è proprio a quello? Ma non facete una bella cosa? Non venite proprio stunata, eh? Così quando a team che non ci facevano una festa tutta insieme, co? Beh, ci capitava che non io sono una macchia. Facciamo festa, ma non avevamo zica a vomare, capito? Ma scusa, non come la pensi tu? Come? Quando se ne vanno a chiovo sotto all'acqua, vomare. Ma te ne facciamo festa, no? La camera del letto. La camera da pranze. E ciude tu salone. Madun, quei fra, ma dici che fa diventare ditto? Ma ci mi ando fate, se per testo. Ecco, ma mi chiede sta dici che tenete un salo, ci dammi sa, può far via. No. Sì, uscia a ferma esso. Oh, dalle altre. Facciamoci, dai. Beh, via. Così. Ma dove? Uè, ma c'è zì? Sto pronto, ma dove? Trasera. Già. Oh, tu hai quanta baga, io mi ci vuole da punta, tu stai importunendo, ma lei. Ma c'è zì, chi ti viene una volta all'anno, ma vedi? Chi ti viene una volta all'anno, se la fa per questo. Oh, e c'è cosa può riprare che l'avete portato a San Ferdinando? E c'è cosa? Ma c'è zì, questo sorto di caldo. Vengere con quello trin, ci vuoi fare? Pagoli, questa è la divisa dell'autista. Ehi? Ma tutto quanto se ne fatti il dovere. Ma... Sì, gli spazi, i programmi. Ma tu... Oh, chica! No, no, niente, niente. Nico, di. Prima canzone c'hai, ma prestisci quando me la lì. Senti, piace quando me la lì da indotrare a turbini. Che questo senza poter pagare un biglietto che c'era sino a Milano. Speriamo che mi poter pagare a me la porta, eh. Ma non bagolino, ma che fra tre ore per tu treno a Barletto. Ma te tre ore? E ci faccio con tre? Ma com'è? Tu sei l'autista sicuro? Perché guido piano? Io ti porto tutto bene, vino in capomi. Italia, perché tu capo sotto? I testi furono messi a mandò, dai cristiani la terra li calzò.
adesso va benzene, un tizio ben mi dice, porca c'è fa che tu ci vuoi. Attenzione, interrompiamo la trasmissione radio per comunicare una notizia urgente. Stamane, alle ore 7, è scappato dal manicomio criminale Casa della Salvezza un pazzo furioso. Chiunque lo dovesse incontrare è pregato di avvisare urgentemente il numero telefonico 90 44 17, ripeto, 90 44 17, grazie. I medici me l'hai scritto, ancora avvisa venire due stu pezzo, non ci faccio scandere. Ah, lenga Tom, babbias, ma fate scandè? E io voglio dire, c'è permesso, posso trasire. E stava a sentire, sta anche c'è la canzone, che è una canzone. Sto, stare, che non si capisce lì, c'è Cati. Stava a sentire la canzone, che è una canzone nuova, e mi è messa che si è appassionata a sentirla, che è la prima volta, e che non è sentito proprio quando il signore ha detto permesso, permesso. Ma scusi, babbias. C'è canzone, ier? Ne, io credo, non sei credo di San Bernard. Sì. Non col parente. Cosa faci poi se? Giala, gaso. Pure il canzone si è messo a fi. Sta diventando importante su cristiano, babbia. Cuida che non sapendo pa' quando è che tu fai tente. Beh, pronto, signori. Come stai? Come sto bene? Ma come ti trovi? Da stambulatori? Babbia, fai sempre mai. Sempre mai? Sì. Madonna. E quando mi ha studiato sempre mai, signori? No, ma babbia, a verità, quando il dottore venite da Milano, ci aveva trovato un mar e mi dicevate: signora, scusate, conosciate qualche una minenna che vuole fare l'ambrimiera? Allora io le dicevo, e niente, niente, ci vuoi una minenna? E io allora che ci sto a fare? E subito, subito dicette, vieni a tina a casa mia e a che si mi trovo a fare l'ambrimiera? Bravo questo. Ma, lì è una curiosità. Ma mi avete fatto opere? Ti vado con un altro cliente sangue. Babbia, questo è un ambulatorio, non è un ospedale. Usano un altro cliente sangue? Ne. Ne, avrò te, a ieri, dottore, avete regalato un coniglio. E dicevate che lo volevo mangiare io. E mo proprio l'hai fatto dopo il zè. Ecco come ti ho usato un altro cliente sangue. Faccio una brutta impressione che non per mare usano un altro cliente sangue, babbia? Fate una battuta, come storpe. Ma sto dottore vuole tempo che veni? E veni più tardi, sai che fai? Mo mi vedo che avanti, gli aveva sé che le venuto a pigliare per fare l'acidio. Castagno ti dice che sei sentito male a vecchio. E allora lasciate a voi se ti ama, sare. Ma che tu mi ritendi, vuole a dire che a vecchio è figliato. Mo mi vedo che avanti. Questo è un veterinario. Non è un dottore. Come stupè? Sì. Ancora mi cagavano da dentro per fare l'acidio? Beh. E se vado in mezzo all'occhio qualche animale, qui mi faccio la sringa dell'animale proprio, chiudo. C'è che sta a dire, babbia? Un dottore come chiudo, che tende a studiare la tana, non va a sapere distinguere un cristiano da un autore, e c'è cosa, senti? Beh. Ma stupè, purtroppo non lo sai, questo è Antoia che va, Antoia che ha studiato questo dottore, ma... Sei niente, l'ha studiato. Come? Vanno da Milano? Sì. Tu, dottor, babbia, gli hai un medico che sta in circolazione. Te l'hai detto come ha? Oh, quindi questo è studiato e va a fare un medico con servizio di Milano. Italia, perché è tu capo sotto? I test furono messi a mandò. Ai cristiani si metteva i calzoni. Adesso va benzene, un tizio ben mi dice. Ah, che? Sì, avanti, avanti. Sei il dottore? Sì, certo, mi sei venuto a casa, sono la mappa. Sì. Va bene. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Prego, certo. Comunque, io lo devo ringraziare questo gentile pensiero che lei ha avuto a portare questa damigianella di me. Grazie, molto gentile. Che dobbiamo fare? Però sbagliato, che ne abbiamo qui, dottore? E c'è. Che ti hanno reso? Che sono fallito? Ma per sapere? Ma posso.
Ma no, non è da me! Cioè, hai